Ben presente il loro territorio, ce l'hanno anche i prefetti. Noi siamo collegati con il prefetto di Trieste, Annunziato Verde. Grazie intanto, buon pomeriggio, prefetto. Buon pomeriggio a voi, grazie a voi per il collegamento. Allora, le voglio chiedere subito quanti fino ad ora ucraini sono arrivati a Trieste, come li state accogliendo, come vi siete organizzati. Ma noi, come sapete, siamo regione di frontiera, nel senso che il corridoio arriva nella regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo diversi valichi e da tutta la regione hanno fatto ingresso dall'inizio della crisi internazionale a ieri 24.218 cittadini provenienti dall'Ucraina. Cittadini identificati dalla polizia di frontiera. Di questi, 12.492 hanno fatto ingresso dal valico di Trieste, valico Fernetti, 10.140 da Telvisio e 1.586 da Gorizia. La maggior parte di questi cittadini in transito hanno avuto come meta non il Friuli Venezia Giulia, ma altre regioni, quindi sono transitati e hanno Certo. proseguito il loro percorso. Invece qui in Regione Friuli Venezia Giulia, sempre i numeri di ieri, avevamo in accoglienza in totale in tutta la regione circa 1.300 cittadini provenienti dall'Ucraina e di questi 359 nella provincia di Trieste. Senta, come vi siete La organizzati? maggior Perché so che lei ha costituito presso la prefettura appunto un'unità di crisi per l'emergenza. Come vi siete organizzati per accoglierli, prefetto? Ma guardi, la maggior parte di queste persone fino a oggi hanno trovato accoglienza presso parenti ed amici, quindi si è trattato di un'accoglienza spontanea. E sempre numeri di ieri, noi avevamo nella rete CAS 127 cittadini. E poi in tutta la regione avevamo nella rete pubblica di accoglienza 288 cittadini, quindi la maggior parte ha trovato anche qui in Friuli Venezia Giulia per il momento accoglienza spontanea presso parenti ed amici. La rete pubblica è composta sia dalle strutture cosiddette CAS che fanno capo ai prefetti, che i prefetti gestiscono attraverso gestori che individuano previo gare di regolari gare di appalto, ma il nostro sforzo è quello di ampliare, noi stiamo facendo un grande sforzo per ampliare questa rete di accoglienza E avere più attraverso nuovi strutture. bandi, Certo. Le attraverso la ricerca voglio di fare nuove strutture, ma un'ultimissima domanda non perché solo, però purtroppo. c'è ecco, una cosa importante è che Sì, abbiamo chiesto la sì. collaborazione dei sindaci, dei comuni che possono fare un accordo con noi e mettere a disposizione strutture e anche organizzazioni di accoglienza. E poi abbiamo tutta la rete del sociale, le associazioni che collaborano e che stiamo coinvolgendo nell'accoglienza stessa. Senta, le faccio un'ultima domanda, ci si è compresso, come dire, il tempo a disposizione perché avevamo qualche problema nel collegamento, come sa. Le voglio chiedere questo però, i bambini, perché sappiamo che molti tra coloro che sono fuggiti dall'Ucraina sono i bambini non sempre peraltro accompagnati, a volte si tratta anche di minori da soli o addirittura orfani che dall'Ucraina trovano rifugio altrove. Sui minori come vi siete organizzati? In particolare vi chiedo per l'accoglienza scolastica, come fanno questi bambini, quelli che sono in età scolare, come fanno a frequentare la scuola? Guardi, intanto abbiamo moltissimi bambini accompagnati, la maggior parte dei bambini che arrivano con le mamme e quindi possono essere collocati nel sistema di accoglienza nostro, nel sistema di accoglienza dei CAS e nelle strutture che i comuni individuano Certo. sul nostro invito.
I minori non accompagnati vengono collocati in strutture speciali. E per tutti è previsto il diritto a frequentare le scuole. Già nella nostra provincia la maggior parte sono state iscritte alle scuole, perché in questa unità di crisi che lei ha citato è presente anche il dirigente scolastico provinciale, quindi noi ogni giorno monitoriamo con l'aiuto della questura, che c'è un quadro della situazione circa le presenze anche Grazie. Dei minori in provincia, e quindi questo sistema ci consente di favorire l'iscrizione alle scuole dei Grazie, minori. Prefetto. Prefetto di Trieste ha annunciato Vardè.